Ecco, questa parabola famosa dei semi che abbiamo ascoltato tante volte, e penso che tutti noi possiamo trovarci dentro questa parabola. Sono sicuro che la grande maggioranza, e se tu chiedi alle persone dove si trova in questa parabola, dirà che io sono la terra buona, che ascolta la parola e la comprende, eccetera, eccetera. Guardiamo un pochettino più da vicino queste cose, questa parabola. Per esempio, questa prima parte della parabola. Voi dunque ascoltate la parola, ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Guarda lì, la cosa che per me proprio lì mi viene in mente è che dice che ascolta la parola ma non la comprende. Cioè, ci sono tante persone oggi che la loro filosofia di vita è occhio non vede, cuore non duole. Perché in fondo, pensate un po', no? In fondo sappiamo che se noi scopriamo un pezzettino della verità, c'è il rischio che dovrò cambiare vita e soffrire. E perciò tante persone vogliono vivere occhio non vede, cuore non duole. E perciò il maligno viene e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. E questo è per tante persone oggi, tantissime persone. E come Papa Benedetto diceva che la tirannia di relativismo, no? A causa che non vogliono la verità, si finisce che ognuno decide la verità secondo la testa sua, invece di scoprire, fare quel rischio di cercare di scoprire la verità da Dio nella parola. E come abbiamo detto tante altre volte, Gesù non è stupido. Ha vissuto sulla terra 33 anni e poi dopo è andato via, non ci ha lasciato totalmente in confusione alle opinioni di tutte le persone. E perciò ha lasciato la Chiesa con il Papa, e il Papa ha promesso di proteggere nella fede morale per chi ha quell'umiltà e buona volontà e di fare quel rischio di cercare la verità, anche se quella verità è scomoda, anche se quella verità deve cambiare vita e soffrire. Ecco, è una grande scelta per tutti. Poi c'è un'altra parte di questa parola oggi che mi colpisce forte, che lui dice: quella seminata tra i rovi e colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Questo mi viene in mente ancora tante persone oggi, soprattutto oggi, nei nostri tempi, in cui c'è così, la vita è così frenetica, no? E quante persone, magari piuttosto di giovani, magari c'è il computer, internet, iPad, iPod, iPhone, cuffie di qua e ogni altra cosa. E che il problema è che lo Spirito Santo parla nel nostro cuore nel silenzio. E se le persone non prendono quei momenti di silenzio, come può lo Spirito Santo parlare? Perché di ascoltare quella voce sottile dello Spirito Santo bisogna, come un radio, di fare la frequenza, di trovare la frequenza dello Spirito Santo. Io penso che se tante persone oggi che sono prese da tutti questi giri di discoteche e ogni altra cosa, se in un modo avevano la grazia di venire qui in chiesa e di mettersi in ginocchio da il Dio infinito nel tabernacolo in persona,
Forse per la prima volta si chiederanno le domande fondamentali. Perché sono vivo? Che cos'è il senso della vita? Dove sto andando? La grande maggioranza delle persone non si sono domandate queste domande fondamentali e si va avanti, si va avanti, si va avanti. E quando si fa così il mondo ci porta dove il mondo vuole. Ma noi dobbiamo decidere. Noi dobbiamo dire, guarda, ho ascoltato questa parola, io voglio seguire lui anche se devo essere crocifisso con lui. Devo decidere io, altrimenti il mondo o il diavolo porta dove vogliono loro. Io devo scegliere Gesù. Abbiamo ricevuto la parola. Guarda, in questa parabola oggi indica che la maggioranza, il seme, non ha fatto frutto, soltanto l'ultima parte. Così è una parabola veramente forte, questa cosa qua, che sai che ho fatto alcune esperienze molto interessanti. Una cosa bella che ho fatto recentemente, una settimana fa, per una settimana intera, c'era un ritiro spirituale per tutti i membri mondiali del movimento sacerdotale mariano, fondato da Don Stefano Gobbi. E lui anche ha ricevuto tante locuzioni interiori. È un libro così pieno di... molto bello, guarda, leggete, bello. E la cosa interessante che è successo è che, non so se voi avete presente Madre Speranza, Colle Valenza, no? Abbiamo fatto il ritiro a Colle Valenza. È interessante che Madre Speranza ha detto che io sarò contento se io muoio durante il ritiro annuale quando tutti i miei figli spirituali sono presenti. È successo così. Dio ha esaudito la sua preghiera. Esattamente ciò che è successo a Don Stefano Gobbi. Durante il ritiro annuale a Colle Valenza c'erano 200 sacerdoti, 15 vescovi, un cardinale. Lui durante quella settimana è morto mercoledì a Milano. Hanno portato subito la salma a Colle Valenza, così tutti noi insieme potevamo celebrare il funerale del nostro caro Don Stefano Gobbi insieme. E poi il cardinale, durante omelia, che conosceva Don Stefano, no? Che ci ha detto che tante volte Papa Benedetto chiede come sta Don Stefano, come da... E poi ha detto, perché i cardinali si parlano fra loro, no? E allora ha detto che poco prima che cardinale Ratzinger è diventato Papa, ha detto fra i cardinali, ha detto che stiamo vivendo nel periodo, il momento della storia del mondo più forte e più difficile nella storia del mondo, cioè a livello della battaglia spirituale. Però la cosa che ha detto è che ha detto, mi meraviglia quante pochissime persone si rendono conto. E lui sta parlando anche fra i sacerdoti e i vescovi. Quanti pochissimi si rendono conto della situazione grave di oggi. E poi dopo il cardinale è tornato a Roma, ha detto queste cose di Don Stefano al Papa, e Papa Benedetto ha detto che Don Stefano Gobbi è andato direttamente al paradiso, ha detto così. Poi c'è un'altra cosa, parlando di questa cosa di questo soffocare questi semi, no? 6 giorni fa era la festa del mio paese, io vengo dagli Stati Uniti. Lunedì era 4 luglio, la nostra grande festa di indipendenza negli Stati Uniti. E guarda, per me, ormai conoscendo bene la situazione, io ero abbastanza triste per questo compleanno degli Stati Uniti. Perché sapete che c'è un predicatore, il più famoso predicatore negli Stati Uniti nell'ultimo secolo, che si chiama Billy Graham. È protestante, ma anche era amico di Papa Giovanni Paolo II, è bravo, è buono. E 40 anni fa lui scriveva un libro che si chiama America in fiamme. A un certo punto ha scritto un capitolo sui grandi peccati degli Stati Uniti
e ha dato quel capitolo a sua moglie, Ruth, e Ruth è tornata da lui dopo aver letto quello e ha detto che se Dio, se non arriva il giudizio sugli Stati Uniti presto, ha detto Dio dovrà chiedere scusa a Sodoma e Gomorra. Mi spiego? Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra per quei peccati. Nel mio paese, mio grande paese, America, da quando è diventato legale nel 1973 l'aborto, noi americani abbiamo già ammazzato più di 50 milioni bambini innocenti. America. America esporta più pornografia che qualsiasi altro paese nel mondo. Sapete che ho letto tanti anni fa che Khrushchev, capo di Russia, che voleva distruggere l'America, ha detto che dobbiamo far entrare in America tanta pornografia, che era anche la strategia della massoneria. Così, guarda, dobbiamo pregare, pregare, pregare. Io vorrei dire una piccola parola su questa frase, che Gesù ha detto, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E queste sono parole forti, vuol dire che, ma che vuol dire questo? Chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E Gesù parlava più apertamente agli apostoli, non in parabola, ha spiegato queste cose. Ha dato ai discepoli la pienezza, ma chi non ha, mi viene in mente di nuovo quelli che non vogliono ascoltare la verità, perché è scomoda la verità, e così sarà tolto già quello che hanno. Mi viene in mente anche la prima lettura, molto interessante la prima lettura, che ha detto che quello che viene da Dio, la parola che viene da Dio, non tornerà senza frutti. Non tornerà senza frutti. E questo è interessante perché i santi dicono che quando Dio dà una grazia per una persona, se quella persona rifiuta quella grazia va da qualcuno che vuole ricevere quella grazia. Mi viene in mente anche qui gli scritti di San Luigi di Montfort. San Luigi di Montfort, dovete leggere il suo libro, devi leggere quello importante, si chiama Il Trattato della Vera Devozione a Maria. E lui diceva, parlando dei nostri tempi, a causa che ci sono tantissime persone che chiudono le orecchie e gli occhi e non vogliono sapere la verità, vuol dire che tante persone hanno rifiutato le grazie di Dio e quelle grazie vanno alle poche persone che sono pronte di soffrire con Gesù sulla croce. E perciò San Luigi di Montfort ha detto che i santi in questi tempi nostri saranno come i cedri di Libano davanti ai cespugli. Cioè i santi in questi tempi saranno molto più grandi, vuol dire che dovranno soffrire molto di più, perché ricevono molte più grazie per tutte quelle persone che hanno rifiutato le grazie di Dio. C'è una grande separazione oggi fra le persone. Chi vuole la verità e vivere la verità, e chi non vuole la verità e non vuole vivere la verità. E così si può anche in un modo più semplice questa parola di Gesù, che si può dire questo, che a chi ha amore, a chi vive nell'amore, Dio dà la capacità di amare ancora di più, dà la pienezza dell'amore fino a farlo diventare come Lui che è amore. E così proprio di, perché chi ama si può dire esiste, chi non ama si può dire non esiste. Se non amassimo a tutte quelle volte, voi pensate di quella frase famosa di Cartesio, quel filosofo, no? Cartesio, lui ha detto, io penso e quindi sono.
Quando ho fatto quella rivoluzione, da ora in poi non scopro più la verità fuori di me, nella creazione, nella rivelazione di Dio, ma la verità diventa la mia testa. Come penso io è la verità. Relativismo forte. È cominciato con questi filosofi moderni. Allora io vorrei cambiare la sua frase. Cioè, io amo e quindi sono. Se io amo, allora sono. Così dobbiamo amare. Dobbiamo amare concretamente. Dobbiamo dare un sorriso, dare una comprensione, un perdono, un ascolto. Diamo la nostra intelligenza, la nostra disponibilità, il nostro tempo, i nostri talenti, le nostre idee, la nostra attività, l'esperienza, capacità per amare, di dare. E poi quando diamo tutto, la provvidenza non manca, perché Dio non si lascia vincere nella generosità. Se siamo generosi con Dio, Dio è più generoso. Però se non siamo generosi, Dio, che rispetta il nostro libero arbitrio, non può fare niente, perché aspetta per noi di fare il passo e poi Dio dà, per rispettare la nostra scelta. Aspetta per noi di fare quel passo. E allora cerchiamo di vivere questa parola di oggi, che perché siamo qui sulla terra, una grande separazione, chi ha sarà dato, chi non ha. Perché l'altro giorno, quando sono andato al bar di Magione, c'era una donna che ha dato un po' di fastidio perché portava in giro il colorino, e ha detto a lei: guarda, ho detto che ci sono tante persone oggi che non vogliono Dio e perfino non credono che Dio esiste. E ho detto che questa piccola cosa qua è un segno silenzioso che Dio esiste e che dopo la morte c'è l'eternità. Se crediamo o non crediamo, noi non siamo Dio. È Dio che stabilisce che dopo la morte ci sono soltanto due posti per l'eternità: felicità estrema, paradiso, o dolore estremo, l'inferno, e non c'è nient'altro. Se crediamo o non crediamo, non cambia i fatti, perché noi non siamo Dio. Così facciamo la buona battaglia. Non siamo qui per fare le vacanze. E ci sono tante persone che passano tutto il tempo e energia per fare un bel nido sulla terra. Facciamo del tutto per arrivare al paradiso. Per tutti noi qui presenti e per tutti i cristiani che hanno ascoltato questa parola di oggi, che tutti noi abbiamo ricevuto un seme. Tutti abbiamo ricevuto qualcosa da Dio, per la grazia di far fruttificare ciò che abbiamo ricevuto. Perché se noi non facciamo fruttificare quello, come la prima lettura diceva, quella grazia andrà da qualcun altro e sarà tolto da quello e dato a qualcun altro. E noi facciamo fruttificare ciò che abbiamo ricevuto. E quando si fa fruttificare il seme, c'è sempre legato insieme un pezzettino della croce di Gesù. Di soffrire bene con Gesù per far fruttificare e dare vita agli altri, come Gesù ha dato vita a noi attraverso la sua morte. Per questo preghiamo. Chiediamo in questa preghiera di accogliere la verità. Come dicevo, che siamo arrivati ormai che soltanto la metà delle persone che frequentano la Chiesa credono più nella risurrezione. E c'è una parola molto importante che Gesù diceva in tutto il sesto capitolo di San Giovanni, che parlava dell'Eucaristia, che ha detto che questo veramente è il mio corpo e sangue, tutto. Chiediamo che Gesù aumenti la nostra fede, perché tantissime persone cattolici hanno perso la fede nell'Eucaristia, la fonte e apice della vita cristiana. Chiediamo che aumenta la nostra fede nella persona divina sull'altare adesso. Padre nostro, che